Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo video e soprattutto bentornati sul mio canale. Come sempre vi invito a lasciare un like, a commentare e a seguire il canale. Oggi parliamo di Wojciech Szczęsny, perché voce di ieri notte, tarda notte, ripresa poi questa mattina, è che il Bayern Monaco sarebbe interessato a mettere sotto contratto il nostro portiere. Ora, Sommer sembra destinato ad andare all'Inter, Neuer non ha ancora recuperato dall'infortunio ed è ancora fuori, quindi la dirigenza bavarese vorrebbe appunto acquistare Szczęsny. Da un punto di vista economico, sicuramente può essere una cosa positiva per la Juve cedere Szczęsny perché ha un ingaggio pesante e soprattutto può monetizzare la sua cessione, quindi da questo punto di vista sarebbe molto vantaggioso. Sarebbe vantaggioso da un punto di vista tecnico? È questa la domanda che bisogna porsi in questo caso. Sicuramente promuovere Perin come primo portiere è una garanzia. Mattia ha dimostrato di essere un ottimo portiere tutte le volte che è stato chiamato in causa, ha fatto grandi partite. Io sinceramente non ricordo da quando Perin è alla Juve una sola partita dove Perin abbia commesso un errore. Non ne ricordo una, veramente. Quindi assolutamente. Il portiere per sostituire Szczęsny l'abbiamo già in casa eventualmente. E sarebbe anche una bella cosa per lui perché ha dimostrato, prima di tutto, ha dimostrato attaccamento alla maglia bianconera e seconda cosa, ha dimostrato di meritarsi un posto da titolare in una big. Quindi sarei molto molto contento se Perin diventasse il nostro primo portiere. Non nascondo che un po' mi dispiacerebbe perdere Szczęsny, ma semplicemente per una questione affettiva, perché io penso che abbia dimostrato attaccamento alla maglia della Juventus, quindi cederlo mi dispiacerebbe solo da quel punto di vista. Però, ripeto, se devo fare un ragionamento tecnico e economico, sicuramente la sua cessione potrebbe essere un grosso vantaggio. Quindi ora vedremo come proseguirà questa trattativa. Pare ci sia già stata un'offerta del Bayern Monaco che la Juve però reputa insufficiente. Quindi le parti dovranno continuare a trattare per trovare la quadra del cerchio. Altre notizie di mercato oggi non ne abbiamo di nuove, sappiamo solo che Kessié è veramente molto vicino alla Juve, quindi staremo a vedere. E dunque, la Juve poi sembra intenzionata a fare anche un centrale difensivo del quale però ancora non si conosce il nome. Si è parlato nelle scorse settimane prima di Pau Torres, che sappiamo non arriverà. Poi si è parlato di Laporte del Manchester City, ma anche qui la pista non sembra più così calda come qualche settimana fa, quindi staremo a vedere gli eventuali sviluppi. Dubito che la difesa resti questa, perché senza Bonucci è vero che ci sono De Winter, Rugani e Gatti, anche se Gatti lo considero già più un titolare, mentre De Winter è una scommessa e Huijsen lo stesso è una scommessa, quindi è giusto che siano in prima squadra, è giusto che gli venga data la possibilità di giocare, però da qui a promuovere immediatamente Huijsen come titolare inamovibile o De Winter come titolare inamovibile, secondo me ci vuole, è giusto che la Juve abbia un difensore che possa ricoprire quel ruolo per permettere a Huijsen e De Winter di non essere troppo carichi di responsabilità. Vedremo quali saranno i movimenti in questo senso. Prima però ovviamente penso debba sbloccarsi l'uscita di Bonucci, perché senza l'uscita di Bonucci non penso che la Juve possa fare un altro centrale. Queste le notizie di mercato più fresche, diciamo che quella su Szczęsny è la vera bomba di questa mattina. Ripeto, io se dovesse partire Szczęsny non sarei troppo dispiaciuto, sarei dispiaciuto per una questione affettiva, però capirei il senso da un punto di vista tecnico e finanziario. Resta poi da vedere chi sarà il secondo portiere, perché se Perin verrà promosso come primo servirà un secondo, perché non penso che Pinzolio possa fare il secondo, visto che ha giocato veramente pochissimo Pinzolio negli ultimi anni, forse avrà fatto 5 presenze negli ultimi 5 anni, la classica ultima partita di campionato nella quale gli si dà spazio, quindi. E anche lì non sempre è riuscito a farla, come nella scorsa stagione, per esempio. Quindi non lo so. Come secondo mi piacerebbe Carnesecchi, anche se è un portiere giovane che ha bisogno di giocare, e o lo prendi per fare il titolare, a mio modesto parere, o prenderlo per fargli fare da riserva non sarebbe buono per lui. Quindi anche qui poi bisognerà andare a valutare bene il profilo del secondo portiere, che non è una scelta facile.
Fatemi sapere cosa ne pensate, commentate qua sotto e mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un like se questo contenuto vi è piaciuto. Noi ci vediamo nel prossimo video.